fosse un po' amara su quello che... In occasione dell'uscita sul mercato internazionale del disco Novosax, Great Composer for Mimmo, prodotto dalla casa discografica Sterling Records di Stoccolma e sostenuto dalla fondazione Carispac, è stato presentato un progetto più unico che raro nel suo genere, perché raccoglie prime esecuzioni assolute per sassofono soprano scritte da alcuni tra i più grandi compositori italiani per il maestro Mimmo Malandra, sassofonista abruzzese. Per me è una grande soddisfazione innanzitutto, e poi adesso farò dei concerti in giro, andrò a Vienna, presenterò il progetto, farò tante cose. Le difficoltà sono state molteplici, perché comunque c'è uno studio dietro, bisogna lavorare a stretto contatto con tutti i compositori per realizzare qualcosa di buono. Tra i molti compositori che hanno aderito con entusiasmo a questo progetto ci sono premi Oscar come Ennio Morricone, Luis Bacalov e Nicola Piovani, ma anche artisti e maestri di livello internazionale come Sergio Rendine, il promotore del progetto. Un incontro casuale, un ragazzo che voleva conoscermi ad ogni costo, come succede spesso, l'accoglienza così con un po' di educazione, di forma, poi sento cosa riusciva a fare con lo strumento questo ragazzo, sono rimasto stregato, ho detto no, assolutamente, questo bisogna aiutarlo. Io ho telefonato a tutti i miei amici compositori importanti, quindi i tre Nobel del cinema, Morricone, Bacalov e Piovani, poi quelli della musica cosiddetta colta, i miei colleghi diretti, Marco Tutino, Lorenzo Ferrero, Giovanni Solli, ma insomma il massimo di italiano che c'è in questo momento. E qualcuno nicchiava, però io ho avuto la forza sempre di fargli sentire come suonava questo ragazzo, e tutti poi sono crollati di fronte alla bravura.